Immaginatevi che cosa poteva accadere nel 1525. Gli spostamenti non erano facili e Gaetano e i suoi amici erano molto impegnati nell'accoglienza dei pellegrini che arrivavano a Roma. Era una bella occasione per diffondere lo stile teatino. Allora, che ne pensate? Mi auguro che ci siate ancora tutti, perché ci sono cose molto interessanti da raccontare. Scusa se ti interrompo ancora, Franco, ma qui dobbiamo parlare di storia e so che tu non sei molto forte in materia. Lasciamo stare i miei gusti. Questa pagina di storia mi ha colpito perché ha degli aspetti inquietanti. Chi di voi non ha mai sentito parlare di Lanzi Chenecchi? Alzi la mano. Oh, beh, vedo che li conoscete tutti. I Lanzi Chenecchi sono i protagonisti del cosiddetto sacco di Roma. Sono mercenari tedeschi che in nome della riforma luterana seminano morte e terrore ovunque passano. Per Gaetano è una dura prova, inutile dire che con i suoi compagni cerca in tutti i modi di salvare, di soccorrere la gente nel panico. Lui stesso è vittima della furia dei Lanzi Chenecchi e teme che sia giunta la fine. Ascoltate che cosa gli succede. Gli strapparono di dosso gli abiti, lo denudarono e lo strinsero in modo sconcio tra l'orlo ed il coperchio di una cassa vuota. E lo sospesero con corde ad una trave del soffitto. Ma il nostro Gaetano si affida anche questa volta alla provvidenza e riesce a uscire da quell'inferno. La sua salvezza si chiama Venezia. Eccomi a Venezia. Ne vediamo di posti belli in questo viaggio. Comunque, tornando alla nostra storia, Gaetano riesce a rientrare nella sua terra insieme ad altri 11 suoi compagni. Il rientro qui corrisponde al rilancio di tutta una serie di iniziative che aveva varato anni prima, in particolare l'ospedale degli incurabili e l'attività apostolica del Divino Amore. Sono anni molto difficili per le tante carestie e le epidemie gravi. Non ci si può fermare. In più, all'orizzonte c'è un'altra città che lo attende. State a vedere. Franco dovrebbe essere già arrivato. Eccoci finalmente tornati a Napoli, una città che adoro. Ma a parte questo, ora capirete perché il nostro viaggio è partito da Napoli per ritornarci. Napoli, allora come oggi, era una città piena di risorse, di fascino misto a problemi gravi da risolvere. Non tutti i teatini sono convinti di questa nuova avventura di Gaetano, che divide il suo viaggio con un compagno che gli starà fedelmente al fianco, il beato Giovanni Marinoni. Angela! A questo punto dovresti aggiungere qualche dato in più. Non ti distrarre, eh? Dai, siamo tutto orecchi. Scusate, arrivo subito con qualche informazione.
senza voler fare la prima della classe. Dunque, Don Gaetano insieme a Don Giovanni Marinoni arriva a Napoli i primi giorni di settembre del 1533. Poco dopo sarà raggiunto da altri 6 teatini in questa che è la loro prima sede partenopea, la chiesa di Santa Maria della Misericordia a Porta San Gennaro. Bisogna subito ricordare che non sono pochi i problemi da affrontare per la nuova comunità. I napoletani non sono abituati allo stile teatino che si traduce in quiete, preghiera, lavoro e studio. Ma Gaetano, come sapete, illuminato dalla sua intelligenza e dalla fede nella provvidenza, vincerà piano piano tutte le piccole e grandi diffidenze. Oh, scusatemi, siete già qui. Volevo rovinarmi la giornata con un po' di cattive notizie. Non sono così santo da essere sempre illuminato dalla provvidenza. C'è una cosa però che mi suggeriscono queste pagine. Il fatto che Gaetano intuisca, già quando è a Venezia, il valore della stampa. Una scoperta rivoluzionaria, un nuovo mezzo da utilizzare. Potremmo evangelizzare gratuitamente, aspettando solo il Signore. Penso che una stamperia sarebbe l'ideale per condurci a questa perfezione. Una grande idea, che purtroppo rimane soltanto un grande sogno per lui. Ma guai a vivere senza sogni. Quando si dice Napoli, si dice San Gennaro, eppure anche Gaetano è santo patrono di questa città, basti pensare al fatto che la sua immagine è presente su tutte le porte di Napoli. Ancora oggi per la gente è riconosciuto e pregato come il santo della provvidenza. E almeno questa cosa ormai dovrebbe essere chiara. Ma sai, Franco, la cosa che mi colpisce di più è il fatto che quest'uomo, reduce da una vita piuttosto intensa, si sa rimettere in gioco in una realtà completamente nuova. Sente costante il desiderio di ripartire, di ricominciare in situazioni diverse.